Dunque, oggi iniziamo gradatamente a entrare nel vivo. Quindi la volta scorsa abbiamo dato una definizione un po' vaga di sistema informativo, dicendo che era una cosa che ti permetteva di rappresentare informazioni ed elaborarle nel contesto di esigenze derivanti da processi aziendali. Quindi non una qualunque cosa, ma una tipologia di elaborazione che fosse funzionale alla gestione dei processi aziendali. Prima di entrare nel vivo, puntualizziamo un paio di aspetti, no? Il primo, diciamo che ci darà già da torcere, filo da torcere subito, e il secondo che ci farà un pochino da guida lungo tutto il corso. Il primo punto è definiamo o ragioniamo su che cosa significa il termine informazione per noi. Sistema informativo elabora informazioni, cosa saranno mai queste informazioni? E per capirlo meglio lo mettiamo a confronto con un termine, un concetto più semplice che è quello di dati. Ok? Allora, un dato non è altro che un valore, che può essere un numero, può essere una stringa, un testo, un numero intero, un numero reale, un dato. Se io vi dico 2017, è un dato, è un numero, come anche 30.902. Adesso 2017 vi ho ingannato perché voi avete subito pensato, è l'anno, è quest'anno, vale il 2017. Ecco, avete fatto un'associazione indebita, perché nessuno vi ha detto che potevate farla, tra il valore di un dato e il significato che quel dato poteva avere per voi. Avete subito messo un vestito al numero 2017, mentalmente, non ditemi che non è vero perché lo so, dicendo, ah, mi ha dato l'informazione di quale sia l'anno attuale. Allora, la differenza essenziale tra dati e informazioni è che l'informazione è qualcosa che ha un significato anche, direi solo, per gli utenti del sistema. Se l'utente del sistema dico, non mi ricordo più quel numero, 30.912 e basta, questo non dice nulla. Se 30.912 è il saldo, magari attivo, speriamo, del conto corrente, e allora è una buona notizia. Il numero è lo stesso, però ho un contesto che mi permette di interpretare quel numero, non è più solo un dato, un numero, un dato grezzo, no? Qui viene dice raw fact, un fatto grezzo di basso livello, ciò che esce da una misura, ciò che esce da una tabella, ciò che esce da una formula, ma ha un significato che io posso interpretare nel contesto aziendale, no? Ricordiamoci sempre che questo sistema informativo non serve per fare dei calcoli fini a se stesso, serve per fare delle elaborazioni sulle informazioni, il cui risultato ovviamente, dicevamo, aiutino a gestire i processi aziendali. Ok? Quindi noi a volte abbiamo chiaro, o dobbiamo avere chiaro, quali sono le informazioni che il nostro processo dovrà elaborare. L'informazione è un... Mi viene da fare un po' il parallelo con ciò che facevate nei corsi di fisica, no? Nel triennio, nella triennale, dove vi dicevano che un numero senza unità di misura non vuol dire niente. Ecco, qui facciamo un passo in più. Non basta dirmi 3 metri, che è un numero con unità di misura, ma devo sapere questi 3 metri che cosa sono. Sono l'altezza del soffitto di casa mia? Sono il salto in alto, che riesco a fare o sono il salto con l'asta che riesco a fare? Nel primo caso sarei il campione mondiale, nel secondo abbastanza scarso. Sempre 3 metri sono, ma a seconda del contesto in cui interpreto questo dato, mi dà un'informazione diversa. Allora, questa slide dice che le informazioni sono dei dati messi in una forma tale da essere significativi e utili agli utenti dei processi che vengono automatizzati o gestiti dal sistema informativo. Significativi e utili, cioè posso capirli e, diciamo così, dedurne qualche cosa, mi dà un'informazione utile. Alla macchina, che
al sistema informativo è assolutamente vietato, è preclusa la possibilità di ragionare in termini di informazione. Perché questi due verbi, o questi due aggettivi, meaningful e useful, cioè significativo e utile, per un computer non hanno senso. Se gli dico di fare 3 più 7, lui fa 3 più 7. Che cosa voglia dire? Che il risultato fa 10, ma non si pone minimamente il problema il sistema informativo. Fa le operazioni che ho detto di fare. Ok? Noi quindi dobbiamo progettare un sistema informativo che faccia certe elaborazioni. Adesso questo è l'esempio semplice di dati informazione, ma un po' ce l'avremo sempre, no? Durante il corso, questo cruccio. Noi dovremo dire a una macchina che cosa deve fare e il senso di ciò che fa. La macchina non ce l'ha, non ce lo può avere, ce la dobbiamo avere noi che la stiamo progettando. Quindi se diciamo a una macchina di fare certe cose che non hanno senso, la macchina poverina le fa, non si rifiuta. È il risultato che salta fuori che sarà, non avrà senso o non sarà adatto, no, a risolvere il problema per cui pensavamo che il sistema informativo ci sarebbe venuto incontro. Quindi la macchina elabora, rappresenta e elabora dati, ma noi istruiremo la macchina in modo che quei dati rappresentino per noi informazioni utili e le elaborazioni che la macchina fa sui dati corrispondono a elaborazioni utili sulle informazioni su cui, sulle informazioni che stavamo rappresentando. Non c'è poi una corrispondenza tra l'altro uno a uno tra informazioni e dati, perché ad esempio se io, molto banalmente, penso alla data di nascita, la data di nascita è fatta di 3 dati, no? Giorno, mese e anno, oppure un dato, 3 dati di tipo intero, oppure un dato di tipo complesso, tipo date, no? Tipo data, ad esempio. No? Ma ci possono essere informazioni, appunto, più, anche più complesse, che sono rappresentate tramite non un numero, ma magari 27 numeri, o magari non solo attraverso numeri, anche attraverso testi, descrizioni. Come ti chiami? Nome e cognome. Quindi ci servono già 2 dati, il nome e il cognome, quando va bene, nel caso semplice, e questi 2 dati sono di tipo testo. Tu non ti chiami 22, no? Ti chiamerai Antonio, che non è un numero fino a prova contraria, ma è una stringa, no? Se vogliamo usare il termine informatico, una sequenza di caratteri. Questa è una possibile rappresentazione sotto forma di dati, cioè 2 stringhe di testo, di un'informazione che è il nome di una persona. Perché ho detto una possibile? Ma perché è una rappresentazione che va bene nella nostra cultura. No? Se andate a fare il giro del mondo, il concetto di nome e cognome non c'è ovunque. Lo sanno bene, forse qua non vedo nessuno a colpo d'occhio, ma probabilmente qualcuno ci sarà o qualcuno avete conosciuto, i vostri compagni di provenienza, ad esempio, dai paesi arabi, gli chiedono, in segreteria gli chiedono qual è il nome, qual è il cognome, non si mappa esattamente così. Infatti vedete la stessa persona il cui nome e cognome a volte è scritto in un modo, a volte è scritto nell'altro, ma perché non c'è la stessa cosa che da noi. In Cina è la stessa cosa. Le persone dell'America Latina, di lingua spagnola, hanno 2 nomi e 2 cognomi normalmente, ma ne usano solamente uno di solito. Cioè sono modi diversi. L'informazione è la stessa, il nome. Il modo di rappresentarlo è diverso a seconda del contesto in cui la uso questa informazione. Quindi bisogna fare attenzione. Questo mapping non è, no, automatico, non è univoco. Noi pensiamo in termini di informazione e la macchina lavora in termini di dati. Se le cose vanno avanti, diciamo, di pari passo e il risultato ha senso, è perché abbiamo fatto le cose bene. Ma sta a noi, la macchina non può da sola capire che stiamo facendo una cosa sbagliata. Ma questa informazione, che poi è il pane su cui lavora il sistema informativo, ha delle caratteristiche strane. Noi abbiamo visto la volta scorsa il diagrammino che diceva ingresso, elaborazione, output. È bravo, però anche una macchina che fa i trucioli di legno ha un ingresso, un'elaborazione che sono una serie di lame e un output che sono i trucioli, no? Che differenza c'è proprio nella natura
dell'elaborazione che viene fatta in un sistema informativo? Beh, che lavora con informazioni, quindi l'input e l'output sono informazioni, non sono mai oggetti fisici. Informazioni sono oggetti intangibili, non esistono fisicamente, non hanno un peso, sono infinitamente disponibili. Cioè un'informazione la posso duplicare, copiare, replicare un miliardo di volte senza mai perderla, quella originale, senza, a costo zero praticamente, senza perdere precisione, fedeltà, no? Che è un po' una caratteristica del mondo digitale. Il fatto di poter replicare, trasferire informazione in copie che sono identiche all'originale, sono indistinguibili dall'originale. Non costa quasi nulla produrre informazione. Cioè, una volta che ho la macchina installata, pronta, configurata, collegata alla rete, produrre un dato, produrne 1000, mi costa lo stesso. La macchina è lì, no? È bene che lavori. Se invece io avessi una macchina che deve produrre pezzi di metallo, produrne uno, produrne 1000, ha un costo legato alle materie prime, al consumo di energia, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo la dinamica, l'economia che sta dietro l'elaborazione dell'informazione è molto diversa, no? Rispetto all'economia che sta dietro all'elaborazione e alla produzione di beni fisici. Quindi a volte bisogna pensare, no? Abituarci a pensare in modi diversi. Ciò che è prezioso dell'informazione o dei dati che gestiamo è appunto l'informazione che posso estrarne. Quindi è una risorsa praticamente illimitata. Se mi diceste, senti, dammi 2 miliardi di numeri, io dammi un attimo 3 minuti per scrivere un programmino, vi do 2 miliardi di numeri diversi, ma gratis, ve li regalo. No? Poi non servono a niente, non hanno un'utilità. Quindi il problema non è produrre dati, è produrre dati che siano utili e che vengano elaborati in modo utile, a qualche scopo, a qualche fine. Quindi l'importante è fare in modo che l'utilizzo che si fa di questi dati, di queste informazioni, che di per sé appunto sono disponibili, illimitate, costano zero, sia elaborarle che produrle, ma fare in modo che la loro produzione o elaborazione di queste informazioni sia utile, no, al contesto, quindi al sistema informativo e poi in ultima analisi al processo dell'organizzazione che viene gestito grazie a questo sistema informativo. E in questo contesto ci si chiede, ma all'interno di un'organizzazione i dati che abbiamo sono troppi o troppo pochi? Ecco, spesso ci si accorge che sono sia troppi che troppo pochi. A volte si parla di scarsità dell'informazione perché ci sono informazioni che mancano, che non abbiamo, perché nessuno ha mai pensato di raccoglierle. Nessuno ha mai pensato che fosse utile raccoglierle. Questo lo riprenderemo un pochino verso la parte finale del corso, l'ultimo capitolo, quando parleremo di KPI, in cui dovremo andare a dare degli indicatori numerici, ma è un po' il problema della qualità, no? Del controllo, del processo anche, andare a estrarre degli indicatori numerici che ci dicono come stanno andando le cose, e per poterlo fare devo avere dei punti di misura che vanno a raccogliere dei dati strada facendo, nei vari passaggi intermedi. Allora, spesso mi accorgo a posteriori che un dato critico non ce l'ho. Faccio qualche esempio che conosco. Se siete passati dalle parti di Via Boggio recentemente, avrete visto che stanno buttando giù un edificio per costruirne un altro, dalle parti dove c'erano le aule di architettura, no? Le cosiddette aule R. Buttano giù quell'edificio, poi hanno dei problemi con le belle arti, ma questo è un altro discorso, per costruire delle aule. Va bene. Perché costruiscono delle aule? Perché ce n'è bisogno. Perché ce n'è bisogno? Perché hanno detto che ce n'è bisogno. Ma perché hanno detto che ce n'è bisogno? Perché gli studenti sono aumentati. Sto un po' prendendo in giro il nostro Politecnico. Ma la vera domanda che è, ma le aule che attualmente ci sono, quanto sono sfruttate?
sono sufficienti o no? Ecco, a questa domanda nessuno sa rispondere. Perché mentre tutti sanno quante aule ci sono, quante sedie hanno, e credetelo o no, sanno anche quante sedie sono rotte, ce l'hanno per poi fare manutenzione, ma non riescono a farla a metà della, a metà del semestre, tranne soluzioni creative come quella lì, della sedia di plastica in mezzo ai banchi. Non c'è nessuno che sappia quante persone ci sono adesso in questa stanza, o in qualunque altra aula, o in qualunque altro orario. Allora diventa difficile fare una pianificazione oggettiva senza avere queste informazioni. Non c'è modo, o non è ancora stato trovato un modo economico di raccogliere queste informazioni. È un'informazione complicata? No. È un'informazione da terza elementare, basta arrivare qua e contare le persone. Solo che se io decidessi di mandare, non un bambino di terza elementare perché sarebbe sfruttamento, ma qualcuno a contare le persone nelle aule avrebbe un costo spropositato, perché sai, tante aule, ad ogni cambio d'ora dovresti ricominciare da capo. Avrebbe un costo spropositato ottenere questa informazione. Allora, questo è solo un esempio semplice per dire un dato di per sé banale: l'aula è piena al 10%, al 50%, all'80% o al 105%. Che servirebbe, sarebbe fondamentale, spesso non si ha. Quindi il problema non è tanto a gestire il dato, se ce l'avessi saprei farci delle cose. Il problema è che mi costa ottenerlo e magari mi costa troppo ottenerlo rispetto al beneficio che può dare, non lo so, oppure non sono organizzato, strutturato per ottenere quell'informazione. E tenete presente che questo, ve lo dico perché siete gestionali, a volte fa sì che le aziende prendano delle decisioni assurde perché sono basate su dati che non hanno e si inventano o immaginano o non capiscono che gli servirebbero per poter prendere delle decisioni informate. Su questo, come dicevo, ritorneremo un pochino dal punto di vista più concreto nell'ultimo capitolo del corso. E poi c'è il problema dell'information overload, che è il lato opposto. Cioè, invece altri dati sono tanto facili da raccogliere che ne ho tonnellate e tonnellate e in realtà non so che cosa farmene, non so a che cosa possono servire. E quindi quando ho troppi dati rischio poi di non avere nessuna informazione. Ho una montagna di numeri, sì, ma questi numeri che cosa mi stanno dicendo? Non è che se ho un milione di numeri al giorno li posso guardare e capire cosa sta succedendo. No. Dovrei, non sono in grado di estrarre dell'informazione utile quando la quantità di dati è troppo elevata. Avrei bisogno di un passaggio di elaborazione in più che mi permetta di sintetizzare questi dati eccessivi in qualche cosa di effettivamente utile. E questo non sempre, quindi a volte abbiamo un tesoro, no? Nel cassetto, una quantità di informazioni nel cassetto che non sappiamo sfruttare. Cosa che le grandi società di internet invece stanno riuscendo a fare molto bene. No? I vari Google, Facebook e compagnia bella che vivono con i nostri dati, no? E li raccolgono e evidentemente molto meglio di noi riescono a mettere a frutto, visti i fatturati che hanno, direi che ci stanno riuscendo bene. No? Perché? Non perché hanno tanti dati, tanti numeri, ma perché riescono a estrarre delle informazioni utili, utili a chi? A qualcuno che gliele compra, che è disposto a pagare per averle. Quindi tradurre tanti dati in informazioni utili di valore. Quindi questi qua sono un pochino i due paradossi dell'epoca attuale, in cui da una parte hai tanti dati e devi essere bravo a estrarre informazioni di valore, dall'altra invece ci sarebbero anche due o tre dati in più che ti servirebbero ma non riesci ad averle. Sono ovviamente i problemi legati all'interazione tra il mondo informatico e il mondo esterno, il mondo vero, se vogliamo, no? Cioè, quindi come acquisire i dati, come memorizzarli, come trasferirli, come salvarne il risultato delle elaborazioni, no? Questo ciclo qua di vita dell'informazione, essenzialmente. Vabbè, quest'ultimo punto parla della degradazione, del deperimento
dei dati nel tempo. Vabbè, un oggetto fisico deperisce fisicamente. Un dato, un numero, non deperisce mai. Cioè, se tornassi tra 1000 anni, quel numero continua a essere uguale. Quel nome, quella stringa di testo, continua a essere uguale. Ammesso che io riesca ancora a leggerlo. Perché se voi avevate, quando eravate piccoli, o i vostri genitori o fratelli più grandi, salvato qualche cosa su un dischetto, su un floppy, che qualcuno avrà ancora visto per casa, vi sfido oggi a leggere cosa c'è lì sopra. Quei dati ci sono ancora, ma magari la tecnologia per leggerli non è poi così facile da trovare. Quindi i dati devono essere sempre curati, mantenuti, portati avanti e adeguati alla tecnologia. Ma a parte questo, sapere che temperatura faceva il 5 ottobre 1944 non è che sia poi così importante come sapere che temperatura c'è oggi. Allora, se io faccio previsione del tempo, ho un'applicazione di meteo, la temperatura di oggi è un dato che ti vendo, la temperatura di 40 anni fa non ne frega niente a nessuno. Sì, potrebbe fregare a qualche storico che sta facendo delle analisi, ok, però il valore di quell'informazione tende a decrescere col tempo. I dati sono sempre dati, poverini. Vedete, il modo in cui noi usiamo l'informazione che estraiamo da questi dati che cambia, su cui ci costruiamo dei modelli di business sopra, su cui ci costruiamo dei processi sopra, ci costruiamo del valore sopra. E andando con l'accetta, dividendo proprio in due gruppi molto, molto ampi, quali sono i tipi di gestione dell'informazione che possiamo fare? Beh, c'è una prima gestione che ha a che fare con un primo livello di gestione che ha a che fare con l'automazione dei processi. Cioè, elaboro dei dati per eseguire delle azioni che mi permettono di sostituire un'attività che veniva fatta magari prima manualmente. E quindi è, se vogliamo, la concezione più semplice del sistema informativo. È qualcosa che mi aiuta nel quotidiano. Io alla fine di queste ore di lezione dovrò tornare in ufficio e scrivere gli argomenti che ho svolto sul registro. Vabbè, sul sito del corso, ma anche sul registro ufficiale del Politecnico, perché poi alla fine ovviamente noi dobbiamo consegnare un documento che dice cosa abbiamo fatto. E una volta si faceva su carta, adesso si fa e si gestisce, e quindi su carta poi lo dovevi alla fine firmare e consegnare a fine semestre, adesso lo carichi sul sito, sul portale della didattica e è da già lì. Quindi sostituisco attraverso una procedura che elabora informazioni, che conosce l'ora delle lezioni, conosce i corsi che devo fare, mi permette di scrivere gli argomenti delle lezioni, eccetera, eccetera, sostituisco una procedura che prima invece richiedeva del lavoro. Cosa molto banale. Quindi in qualche modo la digitalizzazione dei processi è più facile se questi processi prima erano semplicemente già di propria natura scambio di informazioni. Digitalizzare uno scambio di informazioni è facile, perché sempre informazione era, solo che prima quell'informazione era scritta a birra su un pezzo di carta, adesso sarà scritta come stringhe di testo dentro un database, ma sempre informazione era. È più difficile chiaramente avere i processi di supporto invece i processi fisici, ma anche questi ci possono essere. Ad esempio la parte di gestione della logistica, di magazzino, di ottimizzazione, sono di automazione, no? Anche di movimenti. Sono operazioni in cui il sistema informativo può aiutare a sostituire parte della gestione che altrimenti dovrebbe essere manuale o meccanica. Questi sono processi, qui sono stati chiamati di automazione, in tempo reale. Adesso ho bisogno di quel dato, di quell'azione, la faccio, il sistema informativo mi aiuta a farla. Ma poi c'è anche un secondo momento, più alto, diciamo, poi vedremo come inquadrarlo in uno schema più generale, in cui andiamo a ragionare su quello che faremo o su quello che abbiamo fatto. Cioè io day to day, giorno per giorno, minuto per minuto, faccio operazioni e il sistema informativo mi aiuta a farle. Alla fine di un mese, di 6 mesi, di un anno,
Questo sistema informativo non solo mi ha aiutato a fare delle operazioni, ma nel farlo ha raccolto tutta una serie di dati che sono relativi alle operazioni che ho fatto. Allora posso andare, diciamo, retrospettivamente a chiedermi, ma negli ultimi 6 mesi che cosa ho fatto? Che cosa ho lavorato? La mia produzione è aumentata, è diminuita? Ho migliorato o peggiorato qualche indicatore? Allora, sono tutti dati che il sistema informativo ha già, li elaboro per estrarre informazione aggiuntiva, che non mi dice se quel giorno ho consegnato quel pezzo, ma mi dice se complessivamente i pezzi consegnati sono stati più in ritardo o meno questo semestre rispetto a quello precedente. Quindi mi dà informazioni che sono utili a livello gestionale, non solo a livello operativo dell'azienda. Gli stessi dati che li ho già e sono facili da duplicare, facili da elaborare, quindi posso estrarre informazioni in più che aiuti i livelli superiori, diciamo così, del processo organizzativo a pianificare da un lato, quindi prevedo cosa vorrò fare nei prossimi 6 mesi o a valutare ciò che ho fatto nei 6 mesi scorsi. I dati sono gli stessi, vengono usati in modi molto diversi e per scopi molto diversi. Qui ritorno semplicemente su cose che avevamo già accennato prima, sul fatto del rappresentare un dato ed elaborarlo di per sé non ha costo, no? Come dicevo, è una risorsa facilmente duplicabile. Ce l'ha ciò che ci sta intorno, quindi effettivamente l'acquisizione delle informazioni. C'è un costo fisso, scusate, che è quello del sistema informativo, che deve essere comprato, quello è fatto di computer, che va messo da qualche parte, acquistati o affittati, dipende poi dal modello che abbiamo, e dal software che ci gira sopra, che potrò acquistare già fatto oppure far costruire su misura. Ma una volta che ce l'ho, tutto il resto, diciamo così, l'elaborazione è praticamente a costo marginale nullo. Il costo che ha, il costo che abbiamo, ma che potrebbe anche essere un beneficio, è quando il sistema informativo con la sua elaborazione di dati si va a intersecare col resto della realtà produttiva. Costi nel senso che io dovrò probabilmente dotarmi di hardware in più oppure di tempo in più delle persone per poter magari permettere di raccogliere dei dati. L'operazione che dicevo prima di scrivere 3 parole su un pezzo di carta probabilmente durava 2 secondi. L'operazione di aprire il portale, fare 2 clic o 3 e scrivere le stesse parole nel breve periodo dura di più. È pochino più complicato, pochino più lento, no? Adesso è quasi impercettibile la cosa, però già devo essere di fronte a un computer, il computer devo avercelo mentre prima mi davano il registro di carta, eccetera. Il vantaggio, quindi ho inizialmente un costo, in questo caso la raccolta del dato, ma poi avrò un beneficio su tutto il processo che segue, perché quel dato una volta che ce l'ho lì lo posso rimaneggiare in 100 modi diversi. Io stesso alla fine del corso vado a vedere un attimo cosa ho fatto, se confronto quest'anno con l'anno scorso, se certi argomenti li ho trattati di più, di meno, cose di questo genere, perché è facile, andarmi a spulciare 2 registri così non lo farei. Perché è più complicato. Quindi non è scontato che automatizzare, no? O comunque informatizzare un processo dia automaticamente dei costi o dia automaticamente dei benefici. Dipende. Dipende se facciamo una progettazione fatta bene, avremo un sistema informativo che cerca di massimizzare i benefici cercando di distruggere il meno possibile la parte di efficienza del lavoro delle persone e quindi di fatto di impattare il meno possibile sui costi operativi, no? Il costo di investimento iniziale dicevamo c'è sempre, ma sull'operativo che faccio i grandi numeri essenzialmente. Però questi, diciamo così, ragionamenti qua ci portano anche un pochino fuori rispetto a quello che vogliamo trattare qua nel corso, no? Dove fermarsi e qual è la parte, diciamo così, che dà maggior beneficio anche economico di un sistema informativo. Però, diciamo così, ci sta nel senso che è l'impatto organizzativo di un sistema informativo sulla capacità di lavoro.
Ecco, questo sistema informativo quindi è un oggetto abbastanza multiforme, perché a volte ne parliamo dicendo c'ho bisogno di un computer, a volte ne parliamo facendo riferimento alle azioni che fanno le persone che lo usano, altre volte ne parliamo facendo riferimento al valore dell'informazione che viene gestita, eccetera, eccetera. Quindi, altre volte ne parliamo facendo esempi di che cosa ci può aiutare a fare, quindi qual è la parte che viene automatizzata da parte del sistema. È normale. Il sistema informativo è un elemento così centrale, diciamo così, che permea così in profondità l'organizzazione, che può essere visto da tanti modi, da tanti punti di vista diversi. O meglio, deve essere, è così complicato, se vogliamo, che non può essere concepito tutto insieme, ma dobbiamo affrontarlo da punti di vista diversi, un po' per volta. Ci sono vari punti di vista in cui possiamo analizzare, progettare, descrivere un sistema informativo. Ciascuno di questi è importante e ciascuno di questi punti di vista descrive lo stesso sistema informativo. Descrive lo stesso sistema informativo è una frase cattiva, perché vuol dire che quando io descrivo, che ne so, l'aspetto tecnologico di un sistema informativo, poi giro pagina e descriverò l'aspetto funzionale del sistema informativo, parlerò due lingue diverse, avrò punti di attenzione diversi, avrò obiettivi descrittivi diversi, ma devono essere coerenti le cose che scrivo, perché sto descrivendo la stessa cosa, lo stesso oggetto, lo stesso sistema informativo, da punti di vista diversi, e quindi da una parte dirò alcune cose, dall'altra parte dirò altre cose, ma sto parlando della stessa cosa. Questo è un problema che nel più nel piccolo ci porremo anche noi in questo corso, quando impareremo a fare diagrammi, oggi partiremo dai diagrammi concettuali, poi da quelli di processo, poi da quelli funzionali e così via, sembrano capitoli separati, ma in realtà sono modi diversi di vedere la stessa cosa. Sono occhiali diversi, con lenti di un colore diverso, che mi metto ogni volta, e ogni volta che metto degli occhiali di un colore diverso vedrò cose diverse, ma dello stesso oggetto che sto sempre guardando. Quindi bisogna sempre fare attenzione a mantenere due cose. Da un lato, nella nostra mente, una visione d'insieme. E dall'altro, diciamo, negli elaborati, la coerenza tra ciò che viene detto in una pagina e ciò che viene detto nella pagina dopo, anche se sembra che si parli in un modo diverso, ma della stessa cosa. Okay? Ad esempio, possiamo avere un punto di vista evolutivo sul sistema informativo. Anzi, dovremmo sempre averlo. Il sistema informativo non è qualcosa che costruisco oggi e per 50 anni sarà così. Né dal punto di vista hardware, perché non c'è computer che duri 50 anni, né dal punto di vista software, perché le operazioni svolte dal sistema non sono mai fisse, devono adeguarsi alle operazioni, alle azioni che dovrà svolgere l'azienda. Quindi un sistema informativo, nel momento stesso in cui lo penso, lo devo pensare in evoluzione. Ok, adesso fa questo, ma tra un anno, tra due, quali sono le possibili evoluzioni, le possibili modifiche? Costa di più mantenere un sistema informativo che crearlo. Questo tanti non lo capiscono. Tante aziende pensano, ah sì, adesso mettiamo in piedi un nuovo sistema informativo, lo pago, lo compro e poi ho finito. Non è vero. Il giorno dopo avrai sicuramente qualche cosa da cambiare, da aggiungere. Sei scemo perché te l'hai dimenticato prima, ma anche se non te lo fossi dimenticato, perché qualcosa nel tuo contesto è cambiato e quindi avrai delle esigenze diverse che prima non potevi prevedere. E quindi è sempre necessario avere le risorse di competenza e anche di forza lavoro per poter gestire questi sistemi informativi e farli evolvere. Evolvere dal punto di vista hardware, cambiare, rinnovare il parco macchine, evolvere dal punto di vista delle funzionalità software.
Questo non lo posso lasciare al caso, dovrebbe essere un processo gestito, quindi io devo descrivere il sistema informativo, oggi cos'è, domani cosa potrà diventare. Progettarlo già oggi in modo che domani possa diventare qualcos'altro. Oppure decidere già oggi che in una certa direzione un domani non vorrò andare. È una scelta mia. Non ho problemi con una scelta consapevole. L'importante è che sia una scelta consapevole. E non un assioma sbagliato del tipo lo faccio adesso e va bene per sempre. Dal punto di vista tecnologico, com'è fatto? Cosa devo comprare? Quanto hardware mi serve? Quanta corrente consuma? Quanto è grosso, cioè quanto è grossa la stanza in cui lo devo mettere? Quanti terabyte di disco mi servono? Quanti giga di RAM? Quanti megabit di internet? Questi sono gli aspetti tecnologici che sono completamente trasversali, non l'aspetto evolutivo. Oggi devo comprare roba, non penso a quello che comprerò domani. Quanta, dove, come? Qual è la minima configurazione che mi permetta di supportare ciò che faccio? Non voglio comprare hardware per nulla. O meglio, l'hardware lo compro o non lo compro? Pensate che oggi tutta l'onda del cloud computing, tutti i servizi come Amazon Web Service che fattura miliardi al giorno, vivono sull'affittarvi risorse di calcolo. Voi i computer non ve li comprate più, li pagate un tanto a minuto di CPU da qualcun altro che ha i data center sterminati nel mezzo del deserto. Perché di nuovo il costo di gestione di farvi un data center vostro a volte è molto maggiore che non il costo dell'hardware stesso. E per voi, se avete due server e dovete raddoppiarli e comprarne quattro, è un lavoro immane, sia di comprarli che di installarli, configurarli, collegarli, eccetera, eccetera, avere lo spazio, mentre invece se tu li affitti da un provider di cloud computing, vai sul pannello di controllo, dici avevo due server, cambio la casellina, diventa 4 quel numero e da quel momento paghi per 4 e loro sui 20.000 server che hanno te allocano due in più. Quindi queste sono scelte tecnologiche. Dove li metto i server? Li tengo a casa mia o li faccio gestire da qualcun altro? Poi le forme, come sempre vi ho dato i due estremi, ma di soluzioni intermedie ce ne sono ovviamente migliaia. Oppure, cosa completamente diversa, l'aspetto funzionale. Cioè, cosa fa sul sistema informativo? Gestisce le paghe? Gestisce le fotografie di gruppo delle feste aziendali? Gestisce le prenotazioni delle sale riunioni? Gli spostamenti del parco macchine? Le polizze di assicurazione che abbiamo fatto? Cioè, ogni esempio che vi viene in mente è un sistema informativo che dal punto di vista funzionale è radicalmente diverso da tutti gli altri. Magari dal punto di vista tecnologico invece è molto simile. Al giorno d'oggi, dal punto di vista tecnologico, se voi prendete Amazon, non web service ma il negozio online, e Facebook, che sono due cose completamente diverse dal punto di vista funzionale, hanno anche modelli di business completamente diversi, ecco, dal punto di vista tecnologico in realtà si somigliano molto. Sono entrambe applicazioni web che saranno basate su una certa serie di server web, su una certa serie di database. I processori sono sempre i processori dell'Intel, alla fine. La RAM è sempre la stessa e gli hard disk sono sempre gli stessi. Quindi dal punto di vista tecnologico, se tu vai a vedere una server farm che ha 20.000 computer, non c'è modo di distinguere che questi computer fanno una cosa e quell'altro fanno una cosa completamente diversa. Dal punto di vista funzionale sono cose molto diverse, dal punto di vista tecnologico sono la stessa cosa. O cose molto simili. Sono aspetti, come dicevo, diversi, punti di vista diversi sullo stesso sistema informativo, che è fatto nella sua complessità, può essere osservato da punti di vista diversi. È chiaro che l'aspetto funzionale sembra più importante. Ho comprato un sistema informativo, bravo, che fa? Se fa qualcosa che serve all'azienda, bene, se no hai buttato via i soldi.
Quindi sicuramente è importante, ma l'aspetto tecnologico è anche altrettanto importante, perché anche quello lo paghi. Paghi i server, paghi le bollette della luce, paghi la manutenzione, eccetera, eccetera. E anche l'aspetto organizzativo è importante, forse il più importante. Perché noi non è che ci divertiamo a far girare i computer. Noi usiamo un sistema informativo affinché questo modifichi, speriamo in meglio, il funzionamento della nostra organizzazione, dei processi all'interno della nostra organizzazione. Quindi qual è l'impatto organizzativo, il punto di vista organizzativo di un sistema informativo? Cioè come cambia il modo di lavorare? Come cambia il modo di lavorare vuol dire come cambia le azioni quotidiane, come cambia l'organico che deve avere l'azienda, i tipi di competenze, il numero di persone, le qualifiche che devono avere, i processi, le azioni, il livello di formazione, di conoscenze che devono avere le persone all'interno dell'azienda, quando c'è un sistema informativo rispetto al caso in cui non ci fosse. Questo forse è l'aspetto principale, sicuramente lo è dal vostro punto di vista, ma non lo si può analizzare senza tener conto anche degli altri aspetti. Pensate all'intersezione che c'è tra l'aspetto organizzativo e quello evolutivo. Cioè se io so che il sistema informativo lo cambio ogni 6 mesi, dal punto di vista organizzativo mi devo attrezzare con un piano di formazione continuo, semestrale. Quindi sono tutte legate tra di loro queste cose. Come vi accennavo prima, non riesco a vederle tutte insieme, sono troppe. Ciascuna di queste è già complicata di per sé. Le tagliamo un po' per volta, ne affrontiamo alcune, in questo corso ne affronteremo alcune, soprattutto quelle funzionali. Però dobbiamo ricordarci che ci sono tutte questi punti di vista e sono tutti ugualmente validi, tutti ugualmente importanti. Poi ce ne sono altri, adesso non voglio annoiarvi troppo su questo, no? Tutta la parte di come si progetta. A noi non interessa perché vedete che in questo corso non trattiamo poi la progettazione, poi la tecnica di progettazione, i linguaggi che vengono usati, i metodi di lavoro, eccetera. Questa figura ci serve solo a forse ricordarci più facilmente l'aspetto evolutivo. Queste onde colorate, un po' inventate come valori effettivi, ma come forma è quella giusta, ci in qualche modo fanno pensare alle varie ondate tecnologiche che si sono succedute. Cioè a un certo punto salta fuori una nuova tecnologia, a un certo punto è saltata fuori la tecnologia mobile. Quindi il mio sistema informativo dovrà avere per forza a un certo punto un'interfaccia compatibile con uno smartphone. Prima non c'era, da adesso in avanti, da un certo punto in avanti, qui parlo del wireless ad esempio, sarebbe questa curva qua, è cominciata a crescere più tardi delle altre. Altre tecnologie che invece erano in voga prima, poi cominciano a declinare. Non c'è mai un punto nell'asse del tempo in cui ci sia una sola tecnologia predominante. Forse c'era negli anni 40, quando al mondo c'erano sino 10 computer, fatti a mano tutti con le valvole elettroniche. Ma da quel momento in avanti ogni evoluzione tecnologica ha trovato nuove soluzioni che si sono fermate quando erano valide, e queste soluzioni sono entrate nel nostro sistema informativo, nei sistemi informativi della nostra azienda. Ma quando entra qualcosa di nuovo, non sempre vuoi o puoi buttare via ciò che c'era prima, ma si affianca. Nuove tecnologie si affiancano a tecnologie più vecchie. Poi gradualmente le andranno a sostituire, probabilmente, ma gradualmente. Ma io devo già sapere che tra 5 anni quel server lì lo butterò via. Ad esempio perché il suo costruttore non mi fa più la manutenzione perché non è più supportato, perché la tecnologia è troppo vecchia. Quindi in qualche modo devo prevedere che dovrà essere in qualche modo dismesso. Quindi in ogni momento io ho sempre un mix di tecnologie
che se anche oggi decidessi ne uso solo una, tra 6 mesi esce fuori qualcosa di nuovo e dovrò tenerne conto, se no rimango indietro. Quindi questa è la parte evolutiva per cui non si può star fermi. Semplicemente il tempo non sta fermo, quindi anche noi dobbiamo sempre avere un piano di sviluppo che influisce sui dispositivi, ma influisce anche sulle tecniche di realizzazione dei sistemi informativi. Adesso qua non voglio entrare troppo nel tecnico, ma se voi pensate a un tipico sportello di banca o dell'ufficio postale, possiamo dire negli anni 90, ciò che aveva davanti l'impiegato era quello che in gergo si chiama un terminale stupido. Cioè era semplicemente una tastiera e un video e basta. Collegato sulle linee telefoniche a un server unico che copriva magari tutta la regione. Quindi è un computer unico con magari 10.000 tastiere, 10.000 schermi sparsi in giro. Poi si è arrivati invece a personal computer al posto dei terminali. Sul personal computer su cui era stato un programma, sviluppato apposta dalla banca, dalla posta, chi fosse, chi è la nostra azienda a cui stiamo pensando. Questo programma permetteva all'utente di avere delle videate, fare dei comandi e poi scambiava i dati con il server che c'era da qualche parte. Però a questo punto non c'era solamente più una tastiera e uno schermo, ma c'era anche una CPU dietro. Le elaborazioni venivano fatte in locale, l'interfaccia grafica veniva gestita in locale, alcuni controlli venivano già fatti in locale, alcuni dati venivano salvati in locale, altri però, quelli grossi, quelli importanti, venivano salvati sul server centrale delle banche. Adesso quasi tutte queste applicazioni che erano programmi installati su Windows, tanto per capirci, sono diventate applicazioni web, per cui basta un browser solo, anziché aver installato su ogni macchina del parco macchina, decine di migliaia di macchine, installare tutti gli stessi programmi. No, basta che installi un browser e poi attraverso il browser loro vedono le varie applicazioni di cui hanno bisogno, che sono diventate applicazioni web e non più applicazioni Windows. E ultimamente c'è ancora l'onda nuova delle applicazioni mobili, quindi sull'iPad, sui tablet e cose di questo genere. Quindi non è solo sostituisco i server perché la tecnologia diventa obsoleta e quindi li sostituisco con qualcosa di nuovo, ma anche sostituisco proprio il modo di concepire l'architettura di sistema. Questo è un continuo inevitabile. Chiaramente non bisogna farsi ingannare dicendo l'ultima moda è sempre la migliore. Oppure fanno tutti così, quindi andiamo anche noi in quella direzione, deve essere quella migliore. No? Di slogan sbagliati ce ne sono tanti in giro. Quello che dobbiamo riuscire a fare ovviamente è un processo e questo processo va gestito in qualche modo. Ok? Processo evolutivo della tecnologia. Ok, dicevamo, ci sono tanti punti di vista, ne abbiamo approfonditi, accennati alcuni. Questo diagramma è un po' l'indice di alcuni di questi punti di vista, quelli che approfondiremo di più nel corso. Quindi diremo che un sistema informativo, per poterlo descrivere, io parlo del modello del sistema informativo, cioè il modello del sistema informativo è un oggetto fisico che è fatto in un certo modo. Io lo descrivo attraverso dei modelli, dei modi di rappresentarlo, di descriverlo, di parlare del sistema informativo. Questi vari modelli sono adatti ciascuno a rappresentare un punto di vista diverso, uno dei tanti punti di vista. E in particolare, a livello molto macro, possiamo raggruppare i modelli di rappresentazione dei sistemi informativi in queste tre grosse aree. Modelli tecnologici, IT sta per Information Technology, modello IT o modello tecnologico, che ti dice come il sistema informativo funziona, l'hardware e il software,
come fa a implementare le funzioni che deve fare. I modelli o il modello, i modelli funzionali attraverso i quali descriviamo cosa viene fatto dal sistema informativo, a cosa serve, cosa fa. Anche questo cosa fa è una domanda complessa, andremo poi a articolarla in vari punti di vista, da vari sottopunti di vista, vari modelli che appartengono all'area dei modelli funzionali. E poi c'è il modello organizzativo, che risponde alla domanda chi, cioè le persone, quali sono le persone che useranno il sistema informativo, come lo useranno, con che scopi, in che modalità, con quali processi, con quali vincoli, eccetera, eccetera. O i sistemi informativi che verranno utilizzati dalle varie persone in funzione del loro ruolo, del loro livello. Il sistema informativo che viene usato da... Facciamo l'esempio prima del Politecnico, da me che devo salvare ogni volta che faccio lezione l'argomento che ho fatto, che ho svolto, è diverso il sistema informativo di chi deve fare l'orario del Politecnico. Sempre di ore di aule si parla di corsi, ma fanno cose diverse, persone diverse fanno cose diverse, che è diverso ancora dalla parte del sistema informativo che alla fine dell'anno deve andare a verificare che tutti i professori abbiano fatto le loro ore, le ore giuste. Quindi sono livelli diversi, funzionalità diverse, legate a ruoli organizzativi diversi, a funzioni organizzative diverse, a ruoli aziendali diversi, che molto spesso condividono la stessa piattaforma tecnologica. Ok? Allora, sul modello tecnologico, apro solo questa, zoom solamente qui, poi lo mettiamo in pausa per iniziare invece l'argomento sulla presentazione concettuale, ma solo per capire che cosa c'è qua dietro. Il modello tecnologico, il modello IT, copre tutto ciò che ha a che vedere con la realizzazione del sistema informativo, dal punto di vista fisico e dal punto di vista logico. Quindi c'è la parte tecnologica propriamente detta, l'architettura di elaborazione e quella di connessione, di connettività, di rete. Il sistema informativo non è mai un sistema informativo da solo, isolato. Ha senso se ovviamente è collegato a una rete. E ovviamente deve avere una capacità di calcolo, capacità di calcolo che parte è centralizzata su quelli che chiamiamo i server, sono le macchine che sono messe da qualche parte, non accessibili se non ai sistemisti, ma su cui ci sono i dati e girano i processi, ma anche su delle macchine client, che sono il nostro PC, il nostro browser, il nostro smartphone, il nostro tablet, che svolge una certa parte di elaborazione e si collega al server attraverso la rete per poter svolgere magari altre parti di elaborazione. Tutto questo un pochino prescinde da che cosa fa, dall'aspetto funzionale, da che cosa fa il sistema informativo. Qualunque sistema informativo del mondo in qualche modo deve avere questi componenti. Deve avere un dispositivo in mano all'utente, un dispositivo che abbia invece tutti i dati, il server vero e proprio, e una rete che li colleghi. Dal punto di vista hardware. Dal punto di vista applicativo, dello sviluppo dell'applicazione, con applicazione intendo il software, le applicazioni dovrei dire, perché magari ce n'è più di una, le applicazioni software a loro volta internamente anche queste tendono ad essere divise in più strati, in più layer, in più livelli, a seconda delle funzioni che devono svolgere. Cioè, così come dal punto di vista dell'hardware, da un lato è il PC con cui ti colleghi, dall'altro c'è il server che gestisce 1000 o 10.000 utenti contemporanei, che sono sempre computer ma carrozzati in modo diverso, configurati in modo diverso. Perché? Perché devono svolgere funzioni diverse.
il tuo PC deve avere un buono schermo, una buona tastiera, permetterti di scrivere e leggere velocemente. Il server di solito non ce l'ha una tastiera, uno schermo, che serve? Tanto è chiuso a chiave dentro uno scantinato. Ma magari ha molto più disco del tuo, anzi, di sicuro. Ecco, dal punto di vista hardware è più facile capire differenze, non puoi prendere lo stesso tipo di computer e fargli fare cose molto diverse. Ma la stessa cosa dal punto di vista software avviene. Ci sono parti del software che gestiscono l'interfaccia utente. Quindi fanno le finestre, i bottoncini, le caselle, il controllo dei dati, eccetera, eccetera. Gli aggiornamenti continui. Quello a volte, non a volte, lo chiamiamo livello di presentazione. Cioè il livello in cui i dati vengono poi presentati all'utente. L'interfaccia. Poi c'è il livello dei dati. Cioè, bravo, sistema informativo, ma sti dati dove li memorizzo? Da qualche parte li devo mettere. Quindi dovrò avere una parte del software che gestisce le basi di dati, plurale, ce ne sono sicuramente più di una, che comprendono sia il database vero e proprio, che anche tutto il software che permette di interrogare, fare le query, valutare i risultati, eseguire poi delle procedure legate alla gestione dei dati. E tra dati e interfaccia che cosa ci sta? Ci sta la logica operativa del sistema. E quando l'utente inserisce un dato nell'interfaccia, questa logica sa dire dove questo dato deve essere salvato all'interno del database. Ma non solo, sappia anche dire se questo dato può essere salvato o no, se l'utente ha il permesso di farlo, ha i privilegi per farlo, se il dato è corretto oppure deve essere rifiutato, se è il momento giusto dell'anno in cui serve inserire quell'informazione. Quindi non è solamente, non posso collegare direttamente i dati a un'interfaccia. Di mezzo devo avere delle procedure che dicono quali sono le sequenze logiche corrette di operazioni da fare e in ogni passo di queste operazioni chi deve fare che cosa. Allora, sapendo il chi deve fare che cosa, posso sapere quale interfacce presentare ai vari chi, che gli permettono di fare le varie che cosa, e nel momento in cui lo fanno capisco come deve essere modificato il database di conseguenza, i dati presenti nel database di conseguenza. Questi sono tre possibili livelli, poi a seconda dell'architettura software ci possono essere livelli diversi chiamati in modo diverso. Il messaggio qui è che anche all'interno del software ci sono varie componenti con scopi diversi, con ruoli diversi, e magari anche le tecniche di progettazione di questi livelli sono diverse. Cioè, su un sistema complesso non puoi avere lo stesso programmatore, lo stesso omino che lavori sul livello dati e sul livello di presentazione. Perché sono competenze diverse. Si chiama sviluppatore back-end e sviluppatore front-end. Chi lavora dietro, nel retrobottega, che gestisce i dati, il front-end invece che ha anche magari più sensibilità estetica, di usabilità o altro, che permette invece progetta l'interfaccia. Allora, il cervello che ti serve per mettere in sicurezza un database e quello per fare un'interfaccia carina e utilizzabile di solito sono incompatibili tra di loro. Sulle aziende di una certa dimensione, queste varie layer software corrispondono a gruppi di lavoro diversi, che poi dal punto di vista organizzativo, e qui c'è l'altro aspetto organizzativo, si devono poi coordinare tra di loro, ovviamente, per fare un unico sistema informativo, coerente. Tanto per darvi la moda del momento, invece si tende a fare dei gruppi di lavoro più piccoli, lavorare su progetti magari più finalizzati, e si cerca di fare in modo che ci sia un'unica persona, oppure un unico gruppo, che ad occuparsi di tutti i livelli contemporaneamente. Se andate a vedere le offerte di lavoro, cercano a volte una figura che si chiami full stack developer, uno sviluppatore che possa lavorare sul full stack, sulla pila completa, su tutti i livelli contemporaneamente, che sia se la cavi qua, se la cavi qua, se la cavi qua. Magari non è un espertissimo in nessuno di questi livelli, però deve saper cavare un pochino su tutti. Su progetti di dimensione piccola può forse aver senso.
Ok, questo è un po' un primo flash su cosa sta dentro il sistema informativo. Adesso non voglio spendere tempo oggi ad analizzare queste parti, lo faremo. Io questo primo set di slide, no, definizione dei sistemi informativi, ve lo faccio a pillole, un pochino per volta, no, intercalando gli altri argomenti che sono gli argomenti più progettuali, perché altrimenti diventerebbe troppo noioso per voi, ma forse anche un po' per me. Allora, ci fermiamo qua su questo capitolo e invece inizio per una decina di minuti a farvi montare la curiosità prima dell'intervallo su quello che è il primo argomento tecnico che stiamo affrontando, che è quella della modellazione concettuale di un sistema informativo. Allora, ci agganciamo nel vivo del discorso che facevamo prima. La modellazione concettuale è uno dei punti di vista del nostro sistema informativo. Immaginate di essere onniscienti, di avere in testa tutto, ogni dettaglio del sistema informativo, ma per il momento parliamo solamente di un aspetto di questo sistema informativo. Ok? Tu sei un critico d'arte, hai di fronte a te un quadro, di quel quadro sai tutto, chi l'ha dipinto, di che periodo era, qual era l'evento che veniva raccontato, a chi è stato venduto, tutto sai, ma adesso parliamo solamente degli ingredienti che sono stati usati per fare i colori, le vernici, che è uno degli aspetti. Tu mi dici chi se frega, è importante o no? Dipende, se fai il restauratore è altro che è importante. Sai altre cose, il dipinto è quello, ma adesso parliamo solamente di un aspetto, ok? Ricordiamoci sempre, noi andiamo avanti così, vediamo una fetta per volta, ma sono tutte fette dello stesso oggetto. E in particolare le fette che vedremo sono quelle legate, prima di tutto, a la gestione delle informazioni. Quindi andiamo a approfondire quello con cui abbiamo aperto oggi, cioè come rappresento l'informazione sotto forma di dati. Come faccio a organizzare i dati in modo che abbiano senso per me, che rappresentino ciò che io voglio fare, ciò che il mio sistema informativo deve gestire. In qualche modo, per chi ha già fatto un corso di base dati in cui facevate modelli entità-relazione, ciò che facciamo qua gli somiglia molto. È un pochino più astratto, perché noi alla fine non dobbiamo fare il database, fare le tabelle vere e proprie. Qualcuno lo dovrà fare prima o poi, ma per ora no. Possiamo permetterci di lavorare a un livello un pochino più semplificato, astratto. Astratto cosa vuol dire? Vuol dire non teniamo conto di tutti i dettagli, di tutti i cavilli. E quindi avremo una rappresentazione un pochino più semplice. Quello che magari un diagramma di interrelazione prende 4 pagine, noi riusciamo magari a farlo in mezza pagina, perché usiamo un linguaggio un pochino più potente, e magari alcune scelte non ci serve ancora farle, alcune scelte di dettaglio. Poi, e questo è il primo aspetto, la rappresentazione dell'informazione. Il secondo capitolo sarà quello della rappresentazione dei processi. Cioè, una volta che so qual è l'informazione gestita dal sistema, quali elaborazioni, quali processi di elaborazione vengono svolti su quell'informazione. All'inizio ci sembra un po' strano parlare di processo. Un processo è una cosa che io me la immagino con persone che vanno avanti e indietro, spostano cose. Ecco, dal punto di vista del sistema informativo, un processo è gestire dei dati, cambiare dei valori all'interno di un database. Questa è l'unica cosa che il sistema informativo sa fare. Quindi gestire un processo per il sistema informativo vuol dire adeguare, aggiornare le informazioni che sono nel modello concettuale, quindi nei database in ultima istanza, alle varie fasi del processo aziendale che sta andando avanti nel mondo reale. Il sistema informativo vede solamente un'ombra di ciò che succede nel mondo reale, la parte del mondo reale che è proiettata, che è rappresentata nei suoi dati, nel suo modello concettuale. Lui non conosce tutto. E questo è il livello di cui parlavamo prima quando ho accennato al livello della logica di business nel software.
Questo livello di processi è il livello in cui si dice cosa deve essere fatto, da parte di chi e quando e a che condizioni. Non possono fare tutti tutto sempre, se no non è un sistema informativo, è un casino. Alcune persone, a seconda del loro ruolo, in certi momenti possono, barra devono, fare certe operazioni, a certe condizioni. Io posso fare un bonifico se A, sono cliente della banca, B, c'ho credito positivo sul mio conto. Allora, questa cosa qua devo scriverla da qualche parte. Ecco, la scrivo qua dentro. Questo è il modello, è ciò che viene rappresentato dal modello di processo. Poi il livello successivo è quello dell'interazione utente. Se io so che un utente deve poter fare una certa operazione, come fa il sistema informativo a fargliela fare, questa operazione? Con che interfacce, con che bottoni, con quali videate? E quindi mappare quelle che sono le operazioni logiche che il sistema deve permettere di fare sulle, li chiameremo casi d'uso, sui possibili modi di interazione, sulle voci del menu, sui bottoni, sulle funzioni che l'interfaccia offre. Quindi questo ci permette già di andare a progettare il livello di presentazione. Prima nell'architettura IT dicevamo c'è il livello dei dati, che è la rappresentazione concreta che deriva dal modello concettuale. Il modello della logica di business, che è la rappresentazione concreta, cioè il codice, il software, i programmi che scrivo partendo, che devono implementare il modello di processo, e poi avrò il livello di presentazione, le interfacce utente, che vengono progettate a partire dal modello di interazione che noi abbiamo progettato a questo livello. Quindi qui stiamo un pochino ragionando su quei tre layer, ma noi non stiamo implementando nulla, stiamo solo dicendo che cosa ci deve stare, che cosa un programmatore, un team di programmatori dovranno mettere in ciascuno di questi tre livelli. Ci verrà da pensarli come livelli separati, in realtà cerchiamo di ricordarci che sono solo tre punti di vista diversi della stessa cosa. E che modello vuol dire una rappresentazione inventata che ti aiuta a descrivere una certa realtà. Il modello non è la realtà, è un modo di descrivere la realtà. I modi di descrivere una realtà, da un certo punto di vista, ce ne saranno molti. Noi ne scegliamo di utilizzare in questo corso dei modelli che sono stati proposti all'interno di un grosso standard, grosso nel senso di volume, quanto è spesso il volume che lo descrive, che si chiama UML. UML sta per Unified Modeling Language, che è un linguaggio di modellazione unificato, come dice il nome, che cerca di coprire praticamente tutte le aree dell'ingegneria del software e anche un pochino dell'architettura informatica. Cos'è successo? Che poiché le cose si possono modellare in tanti modi diversi, dagli anni 70 in avanti, varie aziende o gruppi di ricerca hanno cominciato a inventarsi dei loro modelli per rappresentare parte dei sistemi informativi che stavano progettando. Solo che se ciascuno si inventa il suo modello, che è simile a quello dell'altro ma non proprio, diventa complicato nel momento in cui una persona va a lavorare nell'azienda A e poi passa nell'azienda B, ritrovarsi. O semplicemente, quando io ti commissiono un lavoro, io te lo descrivo in un modo che consona a me, tu lo leggi ma non sei abituato a leggere questo formalismo perché ne usi un altro e si creano dei problemi. Allora, un gruppo di persone si è messa intorno a un tavolo per cercare di unificare i vari modelli che erano in uso al momento in un unico insieme di modelli che più o meno potesse andare bene a tutti. Ovviamente quando fai queste cose devi sparare molto in alto, deve essere molto generale, perché ciascuno all'interno di questo modello unificato deve riuscire a ritrovare ciò che faceva prima, altrimenti non lo userà. L'UML comprende 7 diversi tipi di diagrammi, hanno scelto come linguaggio un linguaggio grafico. Un linguaggio che attraverso una serie di schemi, di disegni, quindi anche di impatto interpretativo semplice e immediato, facciamo prima a colpo d'occhio riconoscere il senso di un diagramma che non di due pagine scritte, a parità di informazione,
hanno definito 7 tipi diversi di diagrammi, che sono un linguaggio di programmazione quasi, in realtà è un linguaggio di descrizione, di modellazione, grafico, che ha 7 sottolinguaggi diversi, sono 7 tipi di diagrammi diversi. Di questi diagrammi noi ne vedremo 3, che è il diagramma delle classi, che useremo per fare la modellazione concettuale, il diagramma delle attività, che useremo per fare la modellazione di processo, e i diagrammi dei casi d'uso, che useremo per fare una parte della progettazione dell'interfaccia. Poi per fare altre parti ci discosteremo dall'UML perché non ha i diagrammi che ci servono per poter andare avanti e fare mockup dell'interfaccia, i KPI. Quindi partiremo con la modellazione concettuale andando a studiare da un lato cos'è un diagramma delle classi e come applicarlo al problema appunto della modellazione concettuale del sistema informativo, cioè detto in parole più semplici, come facciamo a descrivere quali sono le informazioni che il sistema informativo deve gestire. Non faccio l'elenco dei dati, voglio descrivere informazioni. Quindi il significato dei dati e delle relazioni tra questi dati. Come lo rappresento? Rispondiamo alla domanda tra 20 minuti, dopo l'intervallo.